Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme uno sfiziosissimo contorno. Sto parlando delle zucchine in pastella. Dei filetti sottilissimi che sono ideali sia per antipasto, per contorno o per rallegrare una cena insieme tra amici, soprattutto in estate. E allora, non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e veloce ricetta. Non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. E adesso cominciamo. La prima cosa da fare, dobbiamo iniziare a preparare la pastella. È una pastella molto semplice da preparare, infatti non ci vuole niente, solo acqua e farina e un pizzico di sale. Però la particolarità per la riuscita buona di questa pastella è che l'acqua deve essere frizzante e ghiacciata. Quindi più la tenete nel frigo e magari anche un po' nel congelatore, di modo che si deve ghiacciare. E questa, diciamo, è il segreto per avere un'ottima pastella. Quindi non c'è niente di più, niente di meno. Andiamo con una frusta ad allargare la farina. Aggiungo un pizzico di sale, mescolo. E piano piano incorporo l'acqua, che come vedete è gelata. Vedete com'è bella ghiacciata? Iniziamo a versare l'acqua e a mescolare piano piano, così, fino a che non otterremo il risultato che vogliamo ottenere. Iniziamo a mescolare, mettendo l'acqua un po' alla volta, così ci rendiamo conto se ne abbiamo bisogno un po' di più o un po' di meno. Dopo vi faccio vedere come deve essere poi il risultato finale, naturalmente, no? Ok, come vedete ha iniziato a rapprendersi il composto, però è ancora denso, vedete? E quindi continuiamo a mettere acqua. Ed ecco qui, la pastella è pronta. Vedete com'è bella fluida? Così deve essere. Non deve essere né troppo liquida e né troppo densa. Fatto questo, adesso io la metto in frigorifero e la faccio riposare. Nel frattempo tagliamo le zucchine. Le zucchine verranno tagliate a bastoncini sottili. Questa è un po' la particolarità di questa ricetta. Quindi andiamo con calma, tagliamo le nostre zucchine sottilissime, il più sottile possibile. Io sto utilizzando solo zucchine, ma se volete potete utilizzare qualsiasi altro tipo di verdure, melanzane, peperoni, patate, insomma quello che più vi piace. Però a me piacciono tanto le zucchine in questo modo. Ok, andiamo a tagliare. Quindi facciamo così, tagliamo per metà e iniziamo a tagliare il più possibile sottile. Se ci dovesse essere troppa polpa, ne eliminiamo un pochino, ok? Così. Tagliate le zucchine, non ci resta che passare ai fornelli. Andiamo.
in una padella ho messo abbondante olio, come vedete l'ho portato alla temperatura di 160 gradi e adesso iniziamo la frittura. La cosa importante è che la pastella deve essere fredda, mi raccomando, deve essere molto molto fredda e poi deve avere questa fluidità. Quindi se per caso tenendola in frigo un po' più di tempo dovesse magari risultare un po' più perché si addensa leggermente, voi magari per portarla poi allo stato fluido come ho detto io aggiungete qualche goccino d'acqua, però non troppo, mi raccomando. Io intanto vi do le dosi precise, ok? Adesso iniziamo la frittura. Togliamo da mezzo la nostra frusta, mettiamo all'interno della pastella le zucchine. E una alla volta le versiamo nell'olio bollente. Ed ecco le nostre zucchine in pastella sono pronte per essere gustate. Sono un vero spettacolo. Io consiglio di mettere un pizzico di sale e un pizzico di pepe se lo gradite. Se non lo gradite, non lo mettete. E io invece lo gradisco. E adesso io vado ad assaggiare. Consiglio di gustarle appena fatte e quindi caldissime. Sono un vero spettacolo. Con questo io vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima ricetta e come dico sempre vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da zia Franca. Buon appetito a tutti.